Ciao a tutte, ben ritrovate sul mio canale. Oggi vi propongo questo make-up abbastanza intenso, insomma, fuori dal mio habitat naturale. Avevo voglia di smoky o comunque come lo vogliamo chiamare, quindi occhi intensi. Avevo inizialmente optato per labbra nude, poi ho applicato questo meraviglioso rossetto liquido di Dior. E ho detto no, meglio così. Ogni tanto ci sta, bisogna anche un po' uscire fuori dagli schemi. Il look l'ho realizzato con questa palette di NARS, Exist, penso si pronunci così, è tutta specchiata, non ve la faccio vedere, se no veramente si vede anche cosa c'è dietro. Comunque è questa palette meravigliosa, uscita non da tantissimo, quindi se vi interessa, la trovate ancora. Appunto in commercio, io l'ho acquistata da Sephora in negozio, ma la stavo puntando già da un po' sporchina, l'ho già utilizzata altre volte, quindi posso dire tranquillamente che è un'ottima palette. È composta da 12 ombretti. Allora, vediamo qualche informazione. Dall'apertura dura 12 mesi. Vediamo un po' se leggo qualcos'altro. Appunto 12 ombretti, come vi ho detto. Oggi mi andava di creare questo look super intenso sugli occhi. I prodotti, come sempre, vi li lascio scritti giù, però bene o male credo insomma di avervi fatto vedere poi tutto nel video. Solito mi dimentico di dirvi lo smalto che indosso, lo do magari così. Non per scontato, però magari non so se possa interessare. Comunque, ho utilizzato questo di Dior che fa parte, insomma, della collezione di una collezione natalizia. Mi sembra, adesso non voglio dire stupidaggini, però ce l'ho almeno 2 annetti, credo. Non ricordo bene. E tra l'altro, non riesco a leggere neanche numero, che cosa. Comunque questo colore è bellissimo, sembra quasi nero, è fantastico, se non fosse per un po' l'applicatore che non è dei comodissimi. Altri due prodotti che sto utilizzando e sto provando nell'ultimo periodo sono due prodotti di Pupa, ed è il primer, Extreme Primer, e il Top Coat. Per ora devo dire che mi trovo abbastanza bene, vi farò sapere se vi interessa. Basta, adesso vi lascio al video che, come solito, non è molto breve, anzi è abbastanza lungo. Quindi mettetevi comode, prendete anche qualcosa da bere, qualcosa da sgranocchiare. Fatemi sapere se il look vi piace. Spero comunque di tenervi compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, ho già applicato il primer occhi, il mio solito di Kiko Neutral. Naturalmente andrò a fare prima gli occhi e poi il resto del viso, perché sicuramente mi cadrà prodotto. Per cui adesso parto subito, utilizzo una base cremosa sulla quale andrò poi ad applicare gli ombretti. Questo è uno stick waterproof di Deborah Milano, risale a un po' di tempo fa, numero 04, questo qua. E quindi vado ad applicarlo così, grossolanamente, stando il più vicino alle ciglia, insomma, voglio la parte più intensa, quella iniziale, per cui andrò per gradi, prendo questo pennello che è di MAC ed è il 242 e vado a sfumare abbastanza in fretta questo tratto perché si asciuga molto in fretta, quindi cerco di appunto stare qua, non guardate le mie espressioni, e quindi vado così. Mi fermo proprio qua. Adesso vado a prendere il colore nero, che fa molta paura. Vado a prendere questo pennello così, piatto di Chanel, e vado a prelevare pian piano il nero, quindi vado a pressarlo in questa base cremosa, quindi prelevo e batto, batto l'eccesso e appunto
Adesso vado a prendere il marrone più scuro, quindi diciamo che cerco di salire un po' con questo marrone scuro, molto molto scuro. Vado con un pennello da sfumatura, prendo il 227 di Zoeva, ma potrei prendere anche benissimo il 217, si assomigliano tantissimo. Due pennelli che io amo per le sfumature, quindi prelevo il marroncino, tolgo l'eccesso e sto proprio dove termina il nero e inizio a salire di sfumatura. Riprendo il marroncino. E salgo. Adesso vado a prendere questo marrone un po' più aranciato, cambio pennello, vado a prendere quest'altro sempre di Zoeva del 227, sempre uguale all'altro. Sì, solo che è di un altro set, insomma. Quindi prelevo appunto questo marroncino un po' più caldo. Continuo la mia sfumatura. Adesso riprendo nuovamente il pennello di prima perché voglio che il colore sia un po' più scuro. Adesso prendo un pennello un po' più ampio, penso che prenderò questo, è di NYX, fatto così, quindi un po' più ampio, e vado a prendere questo marroncino molto chiaro opaco, anche lui, tutti i colori opachi, e vado tra i due marroncini, ne ho preso troppo, cambio pennello. E sistemo un pochino. Adesso voglio andare qua sotto l'arcata e vado a prendere un color panna opaco anche lui. Vado a prendere un altro pennello, sto utilizzando questo di Zoeva del 231. Vado a così. Adesso pulisco anche un po' qua perché sono andata oltre. Ora sfumo un pochino i colori. Adesso vado un po' ad intensificare l'angolo esterno, quindi vado con un pennello a penna e riprendo un po' del marrone scuro. E vado anche un po' più in giù. Adesso sempre col marrone vado giù, quindi mi congiungo con la sfumatura.
Adesso vado a riprendere, vado a prendere la matita marrone che mi vedete utilizzare spessissimo ed è questa di Chanel Waterproof, se no non riesco a vedermi, quindi adesso vado appunto a delineare la rima interna e così mi sembra ci sia meno stacco. La stessa matita la applico anche su. Senza ciecarmi. E tiro un po'. Adesso vado un po' a pulire tutta la zona, quindi prendo il marroncino un po' più chiaro e vado a. Se anche sono andata oltre il mio limite, non mi preoccupo perché tanto la base non l'ho ancora fatta, quindi poi le correzioni le vado a fare con il correttore. Voglio avere giusto la sfumatura che mi interessa, insomma. Anzi, vado con una salvietta, provo a pulire un pochino, così inizio a. Prodotto non me ne è caduto tantissimo. Sto usando 300 pennelli. Adesso vado a fare lo stesso nell'altro occhio e ci vediamo dopo. Quindi ho completato anche più o meno ho completato anche l'altro occhio. Adesso mi voglio occupare della base, quindi sono andata a stendere il primer sempre solito di Dior e adesso vado a utilizzare sempre di Dior il mio solito Dior Star nella colorazione 030 e vado appunto, ne metto un po' sulla mano, vado a utilizzare la spugnetta. Fondotinta applicato, adesso stavo coprendo un po', come vedete non si vedono più, sono andata anche un po' qui a schiarire la zona. Adesso però ho messo anche l'idratante per le labbra della Glam Glow. Adesso vado a utilizzare Becca come correttore illuminante e quindi qui sotto, così puliamo anche da eventuali cadute di prodotto. Ne metto anche un po' qua, ne metto qua e qua. Le zone che voglio illuminare. Ecco qua, così. Così appunto puliamo e illuminiamo un pochino, cercando di non rovinare il lavoro fatto. Adesso faccio le sopracciglia. Torno da voi, vi lascio giù il link come realizzo appunto le sopracciglia, però adesso le facciamo fuori camera. Ecco qua, sopracciglia fatte e già, insomma, iniziamo ad avere un quadro più. Mi stavo già spaventando da sola. Comunque, adesso vado a opacizzare il viso e a fissare il mio fondo con la solita cipria di MAC, si vede che la sto usando tutti i giorni, ed è questa qua nella tonalità medium. Vado con il mio super pennellone e vado appunto. Mi concentro nella zona T dove mi. Il
lucido un po'. Sta iniziando a perdermi i peli. Prima che mi dimentico, mascara, i miei soliti tre prodotti fidatissimi, quindi primer di Dior, il mascara Dior per le ciglia superiori e il Kiko Maxi Mode per le ciglia inferiori. Mascara applicato, adesso vado a fare contouring con la mia adorata Kat Von D, la Shading Light. Vado a prendere la solita cialdina centrale, che è quella perfetta per il mio colore, insomma, attuale. Batto l'eccesso. Vado leggermente anche qua. Un po' anche sotto. E quello che resta qua su, ma proprio leggera leggera. Vado a scaldare un pochino con la terra di Avon, quindi con un pennello così ampio, questo è di neve. E vado un po' a, come dire, no? Scaldare un po' cadavere. Adesso il blush, vado a utilizzare uno di Nabla, credo che utilizzerò questo che si chiama Satellite of Love, che mi piace tantissimo. Quindi vado con il mega pennellone di Sephora, che è il numero 59, enorme. Piace tantissimo, fatto così a goccia, poi è morbidissimo. Anche lui perde peli, li ho tutti lavati, quindi un pochino come illuminante, non mi sono. Ah sì, vado ad utilizzare questo di Becca della palettina famosissima, questa qua, e vado a utilizzare questo. Quindi vado con il mio solito pennello di Real Technique. Vado a togliere l'eccesso di burro cacao con la villina che sono qua sotto. Quindi adesso le mie proposte labbra sono due, come sempre. Andrò a scegliere un nude perché con questi occhi così intensi, secondo me è quello che ci va meglio, però ci sarà anche una sorpresa. Questa è la mia prima proposta con labbra nude. Allora, sono andata a utilizzare la matita di Essence. Questa fa parte della linea Ultra Last Lip Liner. È waterproof questa matita qua. Questa linea mi piace tantissimo. Vi faccio lo swatch qua, ma è un nude rosato. Molto confortevole, durano tantissimo, queste matite sono fantastiche. Come rossetto sono andata ad applicare una mini size di Estée Lauder, io l'avevo preso ad ora numero 130 Intense Nude e credo siano comunque in linea permanente, credo che siano parte del loro, insomma, della linea permanente. E così è un rossetto molto cremoso, molto idratante, come piace a me, la linea che piace a me. E quindi questa è la mia prima proposta, ed è anche quella, diciamo, che utilizzerò per uscire.
Adesso scatto qualche foto per, appunto, per ricordo e vado a prepararvi la sorpresa. Questa è la mia seconda proposta. Labbra super intense, ma quasi quasi ci esco anche, ho cambiato idea, mi piace un sacco. Allora, sono andata a fare il contorno con la matita di Deborah Milano 24 ore, voi sapete, per chi mi segue da tempo lo sa, è la linea che mi piace di più in assoluto. Vi ho fatto la testa così con la numero 003, se non sbaglio, adesso mi è venuto un flash, però 03. E sono matite che io adoro alla follia. Adesso ho utilizzato la numero 12 e poi sono andata a utilizzare questa che fa parte della nuova linea. Allora ve lo dico subito: Rouge Dior Liquid Metal. E io ho esattamente il numero 979. Ho anche lo smalto abbinato, ma adesso non l'ho messo. Magari vi lascio la foto da qualche parte. E quindi il colore è swatchato qua. Sulle mie labbra si presenta così. Lo adoro. Finalmente sono riuscita a imparare a usarlo, perché quando l'ho comprato è stato veramente un disastro. Però bisogna applicarne davvero poco, un po' come tutti i rossetti liquidi. Bisogna fare un minimo di attenzione. Fatto in questo modo, con questo applicatore comodissimo, fatto così. E quindi ho cambiato idea, esco così. Tocco finale, sì, lo spray fissante di Urban Decay, così fissiamo il tutto e voilà, e siamo prontissime. Fatemi sapere giù nei commenti, scusate, dopo essermi un attimino intossicata con lo spray. Fatemi sapere giù nei commenti quale tra i due look preferite di più, se con labbra nude o con queste intense. Niente, io vi lascio. Scrivetemi, insomma, anche se la palette o comunque il trucco così occhi intensi vi piace. Io non sono solita a farlo, ma poi quando li faccio mi piace tantissimo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!